ricordarmi com'era la mano. Indicava le coordinate tridimensionali del cubetto, facendo una differenza di quota, quindi rileva il cubetto ad una certa coordinata e lo riposiziona nel secchiello che abbiamo già definito in un'altra coordinata. In questo modo diventa facile anche sviluppare degli algoritmi. Perché è tardi, facciamo qui. In questo caso non ha trovato un altro dadino, quindi si riposiziona in attesa di un nuovo input, che in questo caso è una distanza minore di 5 cm dal ROE, la parte che attiva il ciclo. Dicevo, in questo modo, utilizzando la cinematica, è possibile fare un po' quello che può fare anche una stampante 3D, cioè quindi avendo le coordinate di un oggetto esterno, possiamo facilmente muovere il braccio in funzione di questo oggetto, quindi che ha una sua definizione spaziale. Quindi potremo anche in effetti implementare una stampante 3D con il braccio, in effetti estrudere del materiale da una certa coordinata. Non è il caso di questo braccio, perché essendo fatto con un materiale di low cost, non c'ha quella risoluzione che può avere una stampante 3D dove tutto fermo e preciso. Però da qui in poi ci possono fare un sacco di cose. Grazie. Domande? Quanto tempo ci hai messo? All'inizio c'erano solo le ruote e andavo in giro per la casa così come con una macchina telecomandata. Poi dopo ho detto, ma ci aggiungo il sonar così lo faccio fermare quando arrivi vicino al mobile che mia moglie si arrabbiava, questa roba è l'ultimo. Allora poi ci ho aggiunto la web, ma siccome me la vedo da una casa, qui ci faccio mettere un po' mia moglie. Questa fa una cosa alla volta, è una palestra, ecco, è una palestra. Serio, perciò ho detto una cosa ludica.